Diverse tendenze e condizioni stanno avvicinando il mondo di oggi ad una transizione inevitabile, ad un nuovo ordine socio-economico. Un nuovo mondo è imminente. L'elite ai vertici del potere è sempre più disconnessa dalle persone che si trovano in basso. La classe media si sta sgretolando, diventando sempre più povera. La disoccupazione è in aumento a causa dell'esternalizzazione che le fabbriche fanno in paesi in cui riescono ad assumere pagando una frazione degli stipendi occidentali. E in ultima analisi, l'automazione industriale renderà la maggior parte dei posti di lavoro di oggi obsoleti. Allo stesso tempo, gli esseri umani stanno attraversando un'evoluzione psicologica. Cominciamo a realizzare che nella vita deve esserci più del consumo ciclico di beni e servizi, alimentato continuamente da media manipolativi e da agenzie pubblicitarie che lottano per mantenere la loro presa sulle nostre menti. Con così tanti di noi ad interrogarsi su quale sia lo scopo di questa corsa al successo, non c'è da meravigliarsi che la depressione sia diventata la principale causa di disabilità. La disuguaglianza di reddito continua ad allargarsi, le persone hanno sempre meno speranza nell'inseguire la loro sopravvivenza, mentre cibo, vestiario, alloggio e tutte le necessità potrebbero essere facilmente fornite a tutte le persone del mondo. Tuttavia, a questo punto, siamo molto vicini alla Terza Guerra Mondiale, quindi dobbiamo riorganizzare la società in tutto il pianeta in modo che l'industria e la produzione possano creare abbondanza per tutti. Con la disoccupazione che si diffonde in maniera irreversibile in tutto il pianeta, avvertiamo sotto la sua superficie il ticchettio di una bomba sociale ad orologeria. La classe dirigente di ogni nazione sta cominciando a prendere atto di questo, senza però osservare il processo complessivo, essendo per lo più interessata a preservare il suo potere. Siamo entrati nell'ultimo tratto delle socioeconomie egoistiche, dove pochi ricchi godono del lavoro di molti. Il feudalesimo, il capitalismo e il neoliberalismo hanno rappresentato gli ultimi passi graduali nel massimizzare ed esaurire le nostre relazioni egoistiche. Le socioeconomie basate solo sull'egoismo umano stanno arrivando alla loro implosione. Con o senza un'altra guerra mondiale, prenderà forma inevitabilmente un nuovo ordine socio-economico e sarà accompagnato da una profonda trasformazione psicologica che ci farà scoprire, nella nostra connessione umana, una nuova fonte di appagamento e prosperità. Decenni di ricerca in diversi campi, biologia, psicologia, neuroscienze e altro ancora, tutte indicano una verità fondamentale. Gli esseri umani sono cablati per la connessione sociale e la nostra felicità duratura è radicata nelle connessioni positive che realizziamo. La sfida che abbiamo di fronte oggi come civiltà è riorganizzare la società con la minor quantità di caos e sofferenza. Il concetto di lavorare per vivere dovrà tramontare. I governi forniranno alle persone una qualche forma di reddito di base universale. Allo stesso tempo, il legame artificiale tra materialismo e felicità verrà districato in quanto le persone impareranno a coltivare la loro connessione positiva, trasformandola essenzialmente in un nuovo tipo di industria. L'eccessivo consumo si ridurrà non appena le persone saranno meno incentrate sull'acquisizione materiale. Le norme sociali e i valori cambieranno quando la gente collegherà la felicità alle relazioni positive. Malattie sociali come depressione e stress diminuiranno non appena aumenterà la mentalità della cooperazione e della reciprocità. La nostra coesione sociale diventerà la nuova fonte di fiducia, mentre l'accumulo di ricchezza finirà per essere vista come un'ingrata ed inutile corsa al successo. Il futuro è inevitabile. Il futuro è la connessione umana.